Parlare di welfare, di problematiche relative ai servizi sociosanitari per una provincia come la BAT, che ha tante situazioni da monitorare e risolvere, ed a farlo non poteva che essere l'assessore regionale al welfare, cioè Rosa Barone, che ha incontrato ad Andria, assieme a consiglieri regionali e comunali del territorio del Movimento 5 Stelle, gli ambiti territoriali di riferimento. Mi sembra giusto in qualche modo metterci la faccia, responsabilizzarsi guardando negli occhi chi dà questo servizio fondamentale per il territorio, che purtroppo a breve dovrà esserlo ancora più insomma, importante e incisivo, insomma, poiché sappiamo che dopo l'emergenza sanitaria probabilmente avremo anche un'emergenza sociale, lavorativa. Lo dicevamo prima anche con la sindaca, che ringrazio per l'accoglienza. Un confronto diretto che ha previsto soprattutto una fase di ascolto da parte dell'assessore, che punta a realizzare un piano triennale che parta però proprio dal basso e da risorse certe. La cosa che ci dà forse più soddisfazione è quella di dover dar vita al prossimo piano delle politiche sociali, che è un piano triennale, che però vorremmo fare, ovviamente confrontandoci con tutte le parti interessate, ma lo vorremmo fare innovativo rispetto a quello che sarà, cioè non vorremmo soltanto dettare l'agenda delle politiche sociali per i prossimi 3 anni, ma magari da oggi a 10 anni, cercando di incidere su quelle che saranno le problematiche, soprattutto in virtù di quanto vissuto in questi ultimi 2 anni, che sicuramente ha sconvolto la società, ha sconvolto le nostre abitudini, ma ha sconvolto anche spesso tante famiglie che si ritrovano sull'orlo della disperazione e quindi avranno necessità di trovare una politica accorta, ma soprattutto pronta alle loro emergenze, alle loro esigenze. Tra le priorità non può che esserci il tema degli asili nido. Per esempio, una città come Andria al momento non ha più un asilo nido comunale, una mancanza drammatica per decine di famiglie, una mancanza che non è solo relativa alla città federiciana, ma a tanti comuni in grande difficoltà economica e gestionale. Sappiamo che ci sono i fondi ministeriali che quindi stanno aiutando, il problema è, penso, l'ordinarietà, cioè mantenerlo in essere, però so che appunto tramite anche il Ministero potremmo lavorare in questo senso, perché il Ministero delle Infrastrutture favorisce proprio in qualche modo non soltanto la struttura ma anche l'avvio di queste strutture, però non è ancora in essere, non è ancora definito, sono 700 milioni che il Ministero ha messo, c'è questo bando, sicuramente come Regione e con Recovery Fund, perché abbiamo dato tanta tanta importanza agli asili. Perché sapete che tantissimi bimbi, oggi sarebbero 50.000 se tutti i bimbi, fuori dagli asili, se tutti i bimbi pugliesi volessero andare.